Lati, Locatelli, Migliore, Pes, Realacci, Rosato, Rossomando, Sanga, Sani, Scalfarotto, Shullian, Scotto, Sorial, Tabacci, Valeria Valente e Vignali sono in missione a decorre dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 90, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della 14ª Commissione sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2015, sul programma di lavoro della Commissione Europea per il 2015 e sul programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione Europea. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 5 agosto 2015. Avverto inoltre che le eventuali risoluzioni devono essere presentate entro il termine della discussione. E allora dichiaro aperta la discussione e prima di dare la parola alla relatrice, la deputata Marina Berlinghieri, dico solo che noi siamo veramente al centro di un dibattito politico che vede l'Europa, ecco, e il suo futuro, tra i temi più importanti e ritengo veramente che i parlamenti siano non degli spettatori, ma degli attori attivi in questo dibattito e quindi mi fa particolarmente piacere che questa mattina noi parleremo dell'Europa e anche del ruolo del nostro Paese all'interno dell'Europa. Allora do la parola alla deputata relatrice Marina Berlinghieri. Grazie Presidente. L'Assemblea della Camera affronta oggi l'esame della relazione approvata lo scorso 29 luglio dalla 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea, che ha svolto un approfondito esame della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, riferita all'anno 2015, predisposta dal Governo in applicazione dell'articolo 13 della legge numero 234 del 2012, che regola i rapporti tra l'ordinamento nazionale e le politiche dell'Unione Europea. Il documento è stato esaminato congiuntamente con il programma di lavoro della Commissione europea per il 2015, Un nuovo inizio, e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, anche svolgendo audizioni qualificate. Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, il professor Enrico Giovannini, vicepresidente del gruppo permanente di alto livello sulla competitività e la crescita e Confindustria, che hanno fornito utili elementi di informazione e valutazione. Intendo innanzitutto rivolgere un particolare ringraziamento al sottosegretario Gozi per il lavoro svolto con la 14ª Commissione e anche per l'impegno che ha inteso dedicare in questa legislatura ad una crescente e proficua collaborazione tra la nostra Commissione e il Governo, che ha favorito un sempre più tempestivo ed efficace lavoro di fase ascendente, che consente al Parlamento italiano di intervenire nel processo europeo a partire dalla fase di formazione della normativa dell'Unione. Questo impegno si colloca in un quadro di rapporti ormai consolidati di reciproco scambio e collaborazione tra la 14ª Commissione e il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, che ha consentito di pervenire, subito prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, alla rapida e tempestiva approvazione delle due leggi europee, in un comune sforzo verso la riduzione e la prevenzione del carico di procedure di infrazione nei confronti delle